Allora ragazzi, oggi fondamentale, ci addentriamo nel capire il mercato di FC24. Perché quest'anno su FIFA non cambia solo il nome, ci sono tante novità, abbiamo un sacco di informazioni sulle novità, non abbiamo tutto il quadro della situazione, quindi potrebbero arrivare anche altre informazioni sotto forma di ufficialità, vanno a spiegarci bene come sarà l'anno di FC. Questo è un nuovo inizio, io vi elencherò quelle che secondo me sono dei punti che andranno a cambiare in modo più o meno radicale, a seconda dell'importanza del punto, a cambiare il mercato. Queste modifiche sembrano veramente importanti, la direzione tracciata è bella chiara dal punto di vista di, quindi un'idea me la sono fatta, perché chi stanno si cambia ritmo di contenuti, quantità di tempo da dover investire. Con FC24 secondo me si parte da bomba. Partiamo dalla prima, insomma, notizia, quella un po' più sconvolgente, che ha secondo me impattato su tutti quanti, che ha fatto un po' più scalpore. L'introduzione del calcio femminile in Ultimate Team è una bella spinta come contenuti, è una bella spinta come gameplay, perché lì per lì, quando noi abbiamo avuto questa informazione, abbiamo detto vabbè, le donne vengono messe, e ci siamo chiesti, ma visto che vengono introdotte le donne, queste carte avranno un impatto sul gioco? Cioè, riusciranno a essere giocabili o meno? Cioè, è stata subito la seconda domanda. FIFA 23, carte più forti sono state quelle che hanno avuto una fisicità, gli Haaland, i Bellingham. Tutte le altre carte, quelle più piccole, i giocatori più agili, i Messi, hanno sempre fatto, Neymar, hanno sempre fatto difficoltà in questo anno, perché ovviamente venivano bullizzate da carte enormi come Milinkovic, Savic, eccetera eccetera, per una questione di lengthy, stile di corsa, e per una questione proprio di body type. Quindi il meta andava nella direzione del grossi e cattivi, diciamo così. Ma noi siamo sicuri che FC24 avrà lo stesso gameplay? Donne e meta sono strettamente relazionate, perché se tu vai a creare un contenuto che è di copertina, tu non stai mettendo sulla copertina Haaland, Bellingham e Vinicius. Tu sulla copertina stai mettendo Haaland, Bellingham, Vinicius, Kerr, Putellas, eccetera eccetera. Stai mettendo sulla copertina un contenuto che per te sarà fondamentale, e quindi questo impatterà sul gioco. Il cambio del gameplay misto all'introduzione delle donne sarà uno dei punti fondamentali del cambio anche del mercato, perché quello che funziona in gioco viene anche ricercato nel mercato. I campionati sono 5, non linkano fra loro, quindi ci sarà una rilevanza anche nei campionati. Ci saranno dei campionati top, mi viene da dire top 2, ci saranno due campionati che secondo me staccano, no? E poi ci saranno altri tre campionati che vengono dopo, e all'interno di questi campionati ovviamente si aprono anche dei discorsi di link, ovviamente poi con gli uomini, perché provando a buildare le squadre attraverso nazionalità può ibridare per esempio gli uomini. Quindi abbiamo un'importanza fondamentale nel capire quali sono le donne meta, in che squadre giocano, e capire se queste squadre hanno nel meta del gioco un corrispettivo maschile. Vi ricordate come si ibridavano le donne? Questi sono i campionati, c'è anche la Champions, io ho detto 5 campionati, ci aggiungo anche la Coppa, quindi diciamo sono 6. Si ibridano con la stessa squadra. Trovare una giocatrice forte, di una squadra forte, che ha nel comparto maschile dei giocatori forti, vi darà la possibilità di linkare una squadra meta, e il prezzo di queste carte sarà più alto. Se c'è una carta che è fortissima ma che non ha link né in ingresso da alt né in uscita validi, resterà una carta che non verrà utilizzata. Per quanto possa essere meta, la gente dovrà fare i salti mortali per poterla mettere in squadra, e poi alla fine si romperà il cazzo e non la builderà. Se c'è una donna che gioca nella divisione 1 francese ma non gioca nel PSG, gioca nel Lione, però è fortissima, magari non è manco francese ma è senegalese, la gente farà difficoltà a ibridarla, perché come nazionalità non è granché, come campionato devi andare a vedere se c'è altri link di campionato, ma comunque non basta, e come squadra non è granché. Ma se c'è una giocatrice francese del PSG, il link è diverso. Si può mettere praticamente in tutte le squadre meta, perché bastano pochi link francesi e PSG. Punto 2. Abbiamo parlato di cambio del meta che riguarda gli stili di corsa. Quest'anno sono stati il meta. Se eri lengthy, su Next workavi meglio. Quello di FC24 sul gameplay è un cambio radicale. Prima per le animazioni è tutto, ma quella cosa più importante è sullo stile di corsa. Perché quest'anno noi siamo abituati a fare un determinato ragionamento, mentre l'anno prossimo impareremo a capire che il meta non va più su chi è più grosso corre più veloce perché è lengthy, ma tutti avranno a loro modo una tipologia di utilizzo. Se vi ricordate questo video, ricordate alla fine che
cosa si vedeva? Si vedeva che alla fine arrivavano quasi tutti sull'ultima linea, più o meno alla pari. Guardate che stanno correndo. Ci sono delle differenze tra uno e chi ha il piede più avanti e il piede più indietro. Non è sicuramente il Lang di quello che sta più avanti. Ci stanno anche altri che se la stanno piottando. Quindi, se non c'è più questa differenza sullo stile di corsa, è anche per poter dare la possibilità a chi non ha il body type per arrivare a Langdy di essere utilizzabile. E qui torna il discorso delle donne. Cioè, prendete le donne messe in FIFA 23, erano tutte carte da SBC, perché erano tutte quante explosive o al massimo controlled. Non si potevano utilizzare in campo aperto, venivano bullizzate dalla fisicità. Invece ora ci renderemo conto in FC24 che correranno, diranno la loro in campo per quanto riguarda la corsa, perché poi la corsa è uno dei valori più importanti, no, dal punto di vista di giudizio su una carta. Quindi, cambiando il meta, avremo la possibilità di valutare non più come da tenere in pila solo giocatori Langdy, ma tutte le tipologie di carte. E dirò una cosa in più: secondo me, tra quegli stili di corsa che abbiamo visto, ci sarà uno che sarà un po' più sgravo degli altri. E sarà difficile da andare a ricercare, perché ci sono queste tabelle che sono difficili. Bisogna avere un rapporto non solo tra agilità e forza, ma anche come altezza, eccetera, eccetera. Ci sarà uno che probabilmente sarà più forte degli altri. Terzo punto: spostamento del meta su un'altra cosa. E c'è stato sbandierato anche questo, perché è stato messo in prima pagina. Sono gli stili di gioco. Gli stili di gioco sono l'innovazione più importante che abbiamo all'interno del meta e del cambio di gameplay di FC24. Perché ce lo stanno dicendo. Ci hanno detto che ci saranno dei playstyle che avranno più impatto sul gameplay rispetto a delle valutazioni di stats. Cioè, se io prendo un giocatore che ha 90 di forza tiro e un altro che ha 90 di forza tiro, ma c'ha il playstyle in più, ovviamente chi c'ha il playstyle in più è avvantaggiato, perché a parità di valutazione chi c'ha il playstyle su quella tipologia di stats ovviamente è avvantaggiato. Ma ci dicono di più che anche chi ha sotto le stats, chi ha dei valori di stats più bassi, senza definire il quanto, poi questo lo dovremo capire noi giocando, ci saranno dei playstyle, soprattutto i plus, perché se vi ricordate possono essere sia base, i playstyle questi, quelli là bianchi, che plus, quelli là in giallo. Soprattutto i plus incideranno tantissimo su quella caratteristica. Secondo voi conterà più avere in una squadra chi c'ha quel playstyle plus o la carta che c'ha 90 di tiro? Questi playstyle sono interni alla carta, non possono essere toccati dall'utente. Noi potremo applicare solo uno stile intesa, che sarà una banalità in game. Sfido chiunque a capire se la carta è stata giocata con motore, con cacciatore o con finalizzatore. I pro, e forse solo alcuni dei pro, hanno questa capacità di vedere piccole differenze. Gli altri utenti non se ne accorgeranno mai. Ma si accorgeranno molto probabilmente dei playstyle. Prima cosa, perché il plus viene visualizzato, e vengono visualizzati quelli sulla sinistra. Ma se ne renderà conto anche in game, perché avrà delle meccaniche che altre carte non avranno. Altra cosa: sono tutti quanti importanti i playstyle? Sì, ma alcuni sono più importanti di altri. Le carte Evolution. Per me questa è, insieme ai playstyle, è una combo micidiale. È la roba che è più importante per EA da distribuire nel corso dell'anno, perché è vero che i playstyle ti cambiano il gameplay per tutto l'anno, ma qui c'hai la possibilità di intrecciare i contenuti. Tu, una volta che hai fatto il playstyle e hai capito quali sono quelli meta lato EA, devi essere solo bravo a distribuirla nelle varie promo, a non bruciare troppo le tappe, ma a creare delle card che hanno dei playstyle equilibrati man mano che il gioco evolve, quindi man mano che il gioco va avanti. Si intravede Muococo che viene messo all'interno di una tab dove gli viene boostato più 3 tiro, più 1 piede debole, che non è una roba livello 1 di 3, quindi si capisce già che c'è una progressione. Quindi probabilmente avremo una progressione di overall, e non solo di overall, ma anche di stats interne o di sbarramenti con le stelle skill, piede debole o di ruoli. Quindi saranno soggette a un filtro che porta subito a prendere in mano Footbin e a dire: filtrami i giocatori per overall attaccanti che rientrano in queste categorie. E che cosa avete creato? Avete creato un filtro di ricerca. Avete stretto il campo tra 1900 carte attaccanti che ci sono nel gioco in 50 carte, e quelle 50 carte potranno finire lì dentro. Ibridabilità dell'upgrade, valore delle altre stats e considerazioni sul meta della carta. Se tutti appano la stessa carta, questa carta sale di valore perché la gente si rende conto che è una carta forte. Se vengono fuori delle carte estremamente meta per
i discorsi di Evolution, ci saranno delle carte che linkeranno quelle carte meta che, sulle quali si potrà fare compravendita. Qual è la prima nota negativa di cui dobbiamo prendere atto di tutto questo bellissimo discorso che abbiamo fatto? La mancanza della carta cambio ruolo. La mancanza del cambio ruolo sarà, secondo me, la cosa più brutta per chi fa compravendita, soprattutto allo start, perché questa roba qua ovviamente allo start ci dava tantissime opportunità. Bisogna farsi uno studio delle carte, però non più gameplay, ma delle carte da SBC che possono rientrare per esempio all'interno delle sfide avanzate, lo studio di carte che possono avere ruoli principali e ruoli secondari in abbondanza e possono essere utili per le avanzate. Un'altra cosa che cambierà probabilmente allo start, ma che non è ufficiale, il fatto che le carte NIF vadano auto pack quando c'è nei pacchi la loro corrispettiva carta speciale. Ovvero settimana 1 Aland esce IF, quindi va nel primo team auto week, Aland NIF va fuori dai pacchi, quindi magari è presente sul gioco solo in 7-10 copie di chi l'ha trovato per esempio nei primissimi giorni di release, per quei pochi fortunati che hanno avuto la copia in accesso anticipato, in copia creator, diciamo così. Una carta NIF non andando mai fuori dai pacchi, per i NIF, per i nuovi che non sanno che cosa sono i NIF sono queste carte qui, no? Le carte oro, le carte base, quindi non speciali, crea meno oscillazione e meno problematiche sulle carte NIF. Cioè ad inizio anno non si avranno più quelle situazioni con Aland cappato NIF a 500k, ad anno in corso si arrivano delle SBC molto pesanti che vanno a toccare categoria alto 88-89. Se una carta comunque è sempre presente ed è sempre spacchettabile, EA può fra virgolette anche aumentare il drop rate degli overall alti per compensare una situazione di difficoltà. Quindi questa cosa mettiamoci un asterisco. Però ultima cosa ufficiale, ve la dico, servirà per l'anno in corso: il cambio dell'ibridazione delle icon porterà ad un cambio anche del mercato delle icon. Probabilmente vivremo una nuova età dell'oro per le icone, non solo per quelle che hanno delle nazionalità buone, ma per le icone ovviamente pure che hanno un buon gameplay ma che non hanno tutta sta grande ibridabilità, che genera sta grande ibridabilità, perché come sapete già le icon adesso generano un punto interno, che vuol dire di questi punticini qua, di questi omini qua, non di questi qua, di questi omini piccolini qua, generano un omino acceso su tutti i campionati delle carte che ci stanno nel team. Questo permette ovviamente di facilitare le ibride, ma in più c'è anche un'altra cosa sulle icon che dobbiamo ricordare, che non avranno più le tre versioni, base, mid, prime, ma avranno un'unica versione per la quale saranno presenti nei pacchetti da inizio a fine gioco. Quindi ci saranno le icon base e ad ogni promo avrà un X numero di icon speciali. Quindi le icon promo saranno flippabili al pari di carte promo, cioè vivranno di una condizione di auto pack che ne vedrà aumentare il valore per rarità. Ultimissima valutazione sul campionato Saudi. Campionato Saudi è impensabile che la gente lo vada a sottovalutare come campionato e che il furbone di turno voglia farci compravendita, perché c'è stato troppo hype nel periodo estivo nel quale tutti i giocatori si sono spostati nella Saudi, si è vista troppa movimentazione. Quanti giocatori di calibro internazionale sono andati in quel campionato? Se tutti comprano la Saudi perché credono di star far bene e fanno aumentare il prezzo della Saudi, qual è il punto di inversione di quel campionato? Dipende dai pacchi e dal drop rate. Cioè tu comunque devi comprare Neymar, Ronaldo, se tu vuoi fare una squadra top, Benzema, cioè saranno carte che costeranno tanto, anche se hanno avuto dei downgrade, per dire. Se tu vuoi comprare quelle carte lì e poi venderle, o le compri allo start perché hai trovato Mbappé, vendi Mbappé, trasformi in una squadra investimento quello che è il tuo budget, allora ha senso dopo 24 ore. Ma se tu compri dopo 5 giorni, quando già questa carta ha avuto il picco di massimo, tutte le carte della Saudi hanno avuto il picco di massimo, potresti non essere qui, ma essere qui. Cioè potresti essere nel picco di massimo assoluto di quel campionato nel prelancio, nella fase di lancio di FC24. E poi da quel momento hai comprato nel picco di massimo, poi l'unica cosa che hai a fare è vendere in perdita.